Face to face, in condominio, guerra o pace? Andiamo a sentire. Guerra, guerra assoluta. Pace assolutamente. Guerra, anche perché non faccio parte dei condomini proprio per non fare guerra. Peace, of course. Pace, sempre pace. Beh, pace perché tutti vecchietti, quindi tutti molto tranquilli. Guerra. Guerra sicuramente. Tendenzialmente la guerra si crea quando ci sono persone che vivono molto il condominio. Pace. Pace. Sopportano. Ogni tanto sento uno che fa... Guarda, pace. Pace. Guerra. Più guerra che pace in condominio. Di solito è un luogo geometrico in cui esplodono le pulsioni più tremende delle persone. Pace. Pace, assolutamente pace. Pace. Nel mio pace. Per quanto ci possa essere pace, secondo me qualche litigio capita sempre. Beh, pace ovviamente. Guerra. Pace sempre. Pace. Più guerra che pace. Pace. Invece indifferenza. Pace. Pace sempre. Pace. Che è molto difficile. Pace. Tra condomini mai. Sono 52 anni che sto lì, ormai sempre gentili, sempre con amore. Pace. Pace, si spera. Normalmente sarebbe guerra, io mi auguro sempre di trovare pace. Beh, guerra e pace. È spesso guerra, ma pace sempre, in assoluto. Guerra. Ma è sempre piuttosto, come dire, una pace armata. Assolutamente guerra, sempre. Nel condominio nostro c'è sia guerra che pace e alla fine però poi trionfa la pace. Guerra o pace, alla fine fortunatamente trionfa la pace.